Ciao a tutti ragazzi, bentornati ancora una volta qui sul canale di Movila. Io sono Alessandro Costanzo e sono un filmmaker. Un po' rotto. La scorsa settimana ragazzi ho avuto un incidente, no, già quasi 2 settimane, quindi la scorsa non ho avuto possibilità di pubblicare video. Ma oggi riprendiamo di nuovo alla grande ciononostante e vi voglio parlare di cosa c'è nel mio zaino e in quello del mio staff quando esco a fare riprese per un wedding. Bene ragazzi, iniziamo con il comparto macchine, quindi lo strumento principale che andiamo ad utilizzare. Dalla mia destra verso la sinistra abbiamo la Alpha 7S Mark II con in questo caso un battery grip, poi abbiamo la GH5 al centro, subito dopo la piccolina la A6003 e poi abbiamo infine l'action cam di GoPro 4. E poi ci sta registrando in questo momento la Blackmagic Pocket 4K. Ora c'è da dire, adesso lo vedremo nel comparto ottico subito dopo questo, che utilizzo esclusivamente lenti Canon ad oggi, per cui tutte le macchine che vedete sono adattate. Sì, la cosa strana è che effettivamente non ho una macchina con innesto nativo Canon, poi magari ne parliamo perché questa scelta, e quindi sono adattate. Qui abbiamo un Comlight sulla Sony, qui abbiamo un riduttore focale della Viltrox che riduce il fattore di moltiplicazione del micro 4 terzi, poi abbiamo nella 6003 anche qui un Comlight, ovviamente nell'Action Cam non c'è sta niente, e nella Blackmagic abbiamo un Metabooms XL. Quindi ragazzi, per quanto riguarda le macchine, questa Macedonia è quello che utilizzo ad oggi. Voi dite, uscirai pazzo? Sì, esco pazzo in post-produzione per andarle a matchare, però vi posso dire che lavorando in log riesco abbastanza tranquillamente, cioè con le difficoltà del caso ovviamente, a bilanciare in modo abbastanza buono secondo me queste macchine. Certo, l'ideale è avere un'unica pasta, un'unica tipologia di macchina, nel futuro vedremo. Ok ragazzi, eccoci qui a parlare di ottiche. Come vi avevo anticipato, io ho scelto inizialmente nella creazione del mio parco ottico l'innesto standard Canon EF. Cosa porto, cosa lasscio? Beh, solitamente porto quasi tutto perché non riesco mai a decidere cosa mi potrebbe poi se me ne pento così colà, e quindi vado sempre per portarmi un po' tutto, però sto cercando di alleggerire questa cosa nel futuro e ultimamente sto lasciando a giro o l'85mm di Samyang o il Tokina 1116. Adesso vi spiego anche così al volo perché, ma vediamo tutto il resto. 70-200 Canon serie L f2.8, un obiettivo direi quasi must have per veramente la sua versatilità per quanto riguarda i tele, la sua morbidezza, incisione, insomma un obiettivo a cui non si può dire nulla, ha fatto la storia e continua ad essere un grande obiettivo, Mark II tra le altre cose. Poi abbiamo un 24-70 Sigma Art 2.8, bellissimo ma pesantissimo. Sempre rimanendo in casa Sigma Art, il 18-35 1.8. Raga, questo è un obiettivo che l'avrete visto in giro per il web, è veramente un must have. Lo potete mettere su qualsiasi macchina, ovviamente l'importante è che il cerchio dell'obiettivo copra il vostro sensore e questa lente morirà felice su qualsiasi macchina. Andando avanti, poi abbiamo il 50mm sempre di casa Sigma Art, quindi pesantuccio però molto molto solido e robusto, f1.4, non mi ricordo se ve l'ho detto, e niente, una bestiolina pure lui. E poi abbiamo alla fine quelli che a volte tralascio, quindi 1116, perché a volte lo evito perché ultimamente mi sono reso conto che ha dei problemi di fuoco all'infinito in abbinata con gli adattatori come Speed Booster e Viltrox, quindi a volte lo evito. E poi abbiamo l'85mm che diciamo è una lente così da primo approccio, comunque ha le sue aberrazioni cromatiche, le sue distorsioni, ma il bokeh è veramente molto bello, molto interessante. La ghiera è morbida però non è proprio precisissima,
quindi a volte lo tralascio. Diciamo, non è una misura anche in millimetri che spesso mi capita di usare con serenità durante un matrimonio, perché se succede una cosa e se con l'85 mm non riesce a battere il fuoco a meno di un metro, è un problema. Quindi raga, questo è il sunto di quello che porto a livello di ottiche durante il matrimonio. Non vi sto a dire quanto pesano gli zaini. Adesso vediamo cosa porto per quanto riguarda l'audio, un aspetto molto importante perché dobbiamo cercare di prendere quanto più informazioni possibile sia nei parlati della sposa, dello sposo, sia per quanto riguarda il cerimoniere, piuttosto che il prete, piuttosto che degli amici che parlano durante la serata, e quindi vediamo che cosa utilizzo. Innanzitutto abbiamo questo must have, che è il che ci sta registrando anche in questo momento, lo Zoom H6, che è un registratore portatile che ha 4 preamplificatori XLR combo, significa che può essere inserito anche un jack da un quarto, e poi è possibile estendere le uscite con, appunto, qua non riesco a farvi vedere bene, ecco, con delle capsule ambientali, quindi in questo caso stereofonica oppure omnidirezionale, o addirittura ci sono degli adattatori che estendono ad altre due input. Quindi un ottimo registratore che ci permette di mandare segnali dentro. Vediamo adesso come. Quindi abbiamo la capsula, poi porto un Samsung S6, vabbè, un telefono che non uso più come telefono, per cui lo utilizzo come registratore volante, tipo da mettere su un leggio, su una cosa al volo. Ma questi sono due body pack, uno è un trasmettitore, uno è un ricevitore per quanto riguarda l'aspetto audio. Sono i Rode Link, oggi ci sono le versioni molto più compatte, però queste rimangono assolutamente degli ottimi trasmettitori e ricevitori. Sostanzialmente, come utilizzo questa combinata? Lo utilizzo non direttamente sulla macchina, come è possibile avvitarlo dal suo innesto sottostante, ma lo utilizzo in combinata allo Zoom H6. Quindi sostanzialmente con la pulce che viene inserito nel trasmettitore viene mandato il segnale in wifi al ricevitore, che sarà vicino, adiacente al mio XLR, e lo vado a collegare attraverso un cavo che ha da un lato il mini jack, quindi che prende l'uscita del ricevitore, e dall'altro mi va a splittare in due canali, in questo caso sono due RCA adattati a jack, in due canali separati. Quindi io posso anche prendermi la stereofonia da comunque un segnale che sostanzialmente è mono, anche se la pulce registra in stereofonia. Poi abbiamo quello che sta solitamente sulle macchine, ovvero il video mic di Rode, assolutamente anche lui un must have. Adesso siamo arrivati alla versione Pro Plus, che praticamente è un po' cicciottella, però sostanzialmente hanno tutte la funzione di migliorare l'audio della presa diretta della macchina, che è troppo omnidirezionale. Quindi con questo mezzo fucile andiamo un pochettino a indicizzare la cattura del nostro suono dalle sorgenti vocali. Sempre per quanto riguarda la presa dell'audio, abbiamo questo piccolo registratore tascabile che utilizzo ultimamente spesso per riprendere in modo abbastanza discreto l'audio dello sposo, perché come vedete con questa clip si presta veramente tanto ad essere inserito nel taschino dello sposo e letteralmente a scomparire. Vi anticipo che arriverà in questi giorni una cosa interessante che andremo a vedere insieme, e diciamo è un match, un incontro tra questo e questo qui. Quindi non vi dico nient'altro. Metto tutto quello che sto dicendo in descrizione, sarà una follia andarvi a mettere tutti i link, ma lo faccio con piacere perché almeno avete un'idea di quello che può servirvi in queste circostanze. Andando adesso un po' a parlare di cavi e quant'altro, sicuramente quello che non deve mancare in accoppiata sempre al registratore esterno è il cavo XLR,
che è femmina maschio, in questo caso è un comodissimo 30 cm che vi aiuta nel momento in cui dovete andare a mettere il registratore vicino, che ne so, al mixer dei musicisti per andarvi a prendere l'audio pulito della, diciamo, dell'evento. Ecco, allora magari avere un cavo di 10 metri tutto arrotolato da quelle parti è un po' scomodo e questo vi può aiutare. Diversamente, appunto, se avete bisogno di lunghezza, portatevi sempre un bel cavo da 10 metri o da 5 metri che sia. Altre tipologie di cavi: abbiamo anche un RCA da un lato e jack dall'altro, sempre splittato in stereofonia, quindi con possibilità di prendere una sola sorgente oppure due. Questo è molto utile, tenetelo sempre a portata di mano. Come vi dicevo, riprendendo questo cavetto che è un ibrido, appunto, mini jack RCA, portatevi sempre tutti gli adattatori. Questo è un RCA jack, molto utile in questo caso a trasformare il jack in un istante, quindi voi con un unico cavo potete essere molto veloci senza bisogno di dover andare in borsa a prendere 200 tipi di cavi. Quindi se li potete adattare e sono molto e sono solidi, andate sicuri così. A proposito di adattatori, come la pioggia, portatevi sempre adattatori mini jack, perché non smettono mai di essere utili, quindi questo è importantissimo. Ad esempio, vi faccio vedere questo cavo che vi dicevo, mini jack RCA adattato a jack, può essere in un attimo adattato da jack stereo a jack stereo però splittato su due canali mono, quindi in un attimo abbiamo 3-4 combinazioni di cavo in uno. Andando avanti, importantissimo ragazzi, non vi fidate mai al 100% dei vostri V-meter, ma andate ad ascoltare con le vostre orecchie che cosa dice l'audio. Quindi se va in clip, se ci sono problemi di ronzii, di rumore di sottofondo, quindi cuffietta, mini jack che potete sempre adattare col jack se mai vi dovesse servire, quindi la metto dentro o la camera o il mio registratore e controllo, monitoro. Almeno all'inizio quello che sta succedendo. Due cavi patch, beh, questi sono da 50 cm se non erro, sono dei normalissimi jack per darmi più possibilità se volessi ad esempio prendere dei canali singoli dal mixer dei musicisti. Ad esempio, quello che succede spesso durante la cerimonia oppure durante dei discorsi durante la sala è che chi prende parola viene sostenuto da un sottofondo musicale. Questo in fase di editing può essere un problema, perché se noi vogliamo mettere una musica che è diversa da quella che c'era durante l'evento, avremo un'unica sorgente che sarà impossibile scindere. Con questi cavi e con un registratore che ti consente di avere multitracce, possiamo noi mandare attraverso il mixer delle ausiliarie, quindi con delle preferenze di canale. E quindi sostanzialmente questi cavi vi aiutano, vi servono a fare queste cose. Audio, bene o male, ho detto tutto, raga. Adesso andiamo a dare un occhio anche agli accessori vari che si uniscono e aiutano i vari comparti che abbiamo visto principali, quindi camere, ottiche e audio. Vai, sarà difficile da montare, vero? Ci sono un sacco di... Parliamo adesso di accessori, quelle cose che diamo a volte per scontato ma che ci possono salvare letteralmente la vita dalla situazione in cui ci troviamo. Partiamo da destra verso sinistra e vi dico rapidamente che abbiamo un Keyway, che purtroppo il colore non è di quelli proprio moderatissimi, che spesso può servire quando vogliamo fare le cose un po' estreme, comunque la giornata è quella che è e si deve lavorare. Sempre per la stessa situazione, la protezione però per la macchina, quindi un rivestimento in plastica che ci consente di inserire le mani lateralmente, vi metto il link in descrizione, è carino. Poi abbiamo un kit Zacro, se non sbaglio, di pulizia per la nostra macchina. Vi lascio in descrizione, nella scheda, il video, in descrizione il link per l'acquisto, molto buono, molto completo. La pompetta soprattutto è veramente una bestia. Andiamo avanti, ci sono diversi panni, diverse cose che sono utilissime durante la giornata. Poi cosa abbiamo? Noi utilizziamo le piastre Manfrotto della serie 500, motivo per cui DJI con i suoi Ronin ci fa storcere il naso, abbiamo fatto un video a riguardo, anzi andatelo a vedere, del perché queste piastre non entrano nelle loro slitte, pur essendo delle slitte chiamate compatibili Manfrotto.
utilissimi. Abbiamo una pinza che non deve mancare mai, pinza assolutamente, perché a volte i nostri le nostre viti si in qualche modo incastrano, si serrano a morte, nonostante uno le serra piano piano, e allora è meglio avere la possibilità di poterle svitare. Strumento essenziale, ci sono diverse situazioni, diverse soluzioni, dalla moneta sino ai gadget, diciamo, multifunzione. Io ad oggi utilizzo in modo abbastanza soddisfacente un semplicissimo cacciavite italiano. Batterie stilo, assolutamente le AA per qualsiasi evenienza, per il body pack, per qualsiasi cosa, ragazzi. Quindi queste sono le Enel Loop, sono veramente molto buone, le Panasonic, se non sbaglio, sì, Panasonic Enel Loop, straconsigliate. Andando avanti, per quanto riguarda alcune macchine, quindi la Blackmagic nella fattispecie ha difficoltà a rimanere alimentata per lungo tempo, e quindi utilizzo per lei specificatamente questo battery plate, di cui ho fatto anche per lui una video recensione, andatevela a vedere, che ci consente di aumentare i tempi di autonomia di batteria con la Pocket. Ragazzi, importantissimo, portatevi sempre i caricabatterie, perché non sapete la giornata quanto può durare. Se magari perdete qualche batteria strada facendo, se l'ha dimenticata a casa, avete la possibilità di caricare quelle che già avete. Quindi sempre con voi caricabatterie, di ogni tipologia di batteria che esige la vostra macchina. Prendo questo al volo, una semplicissima ventosa per la GoPro, quindi situazione action cam che vi consente di appiccicarla un po' dappertutto. Non la utilizzo tantissimo, ma quando mi capita comunque ti svolta la situazione. Sempre per situazione supporti, adesso vediamo quelli un pochettino più grandi, questi sono, li possiamo considerare accessori, questo piccolo treppiedi da tavolo, niente di stratosferico, però ha appunto, a proposito di sfera, ha questa sfera qui sopra che ci consente di articolare agevolmente quello che ci mettiamo sopra. Abbiamo il filtro ND variabile della Tiffen, ho fatto anche qui un video che parla di tutte le tipologie di filtri, andatevelo a vedere perché è molto carino questo video, e questo insomma ci consente di mantenere un pochettino la regola dell'otturatore. E poi ragazzi, infine, quello che utilizziamo insieme al mio staff è un sistema di comunicazione diretto, molto più veloce di quello del telefono, e quindi un sistema di walkie talkie che ci consente, quando comunque siamo in un raggio abbastanza contenuto, di poter comunicare nonostante non siamo in linea d'aria visibili. Quindi walkie talkie per tutti. Dimenticavo, al comparto camere si aggiunge anche, quando scelto dalla coppia, anche il servizio drone, in questo caso un Mavic Pro Platinum Flymore Combo, che porto in abbinata con un set di filtri ND polarizzati della Polar Pro, da ND4 a ND16. Sì, c'è anche il kit per le eliche di riserva. Poi abbiamo i cavi di tipo C per collegare il telefono, diciamo, comunque il sistema di controllo al dispositivo appunto smart. E noi stiamo attendendo il Mavic Pro 3. Vediamo che succede, se DJI ci fa questa sorpresina a gennaio. Adesso infine parliamo di supporti e stabilizzatori. Che cosa utilizzo? Allora ragazzi, vi faccio vedere. Allora, video, c'è sta un video sia su di lui. Di lui non ci sta proprio in video. Questi sono i miei due stabilizzatori elettronici, quindi i miei gimbal, giroscopi, come li volete chiamare voi. Il Ronin lo porto con questo U-Rig per controbilanciare la Pocket, perché a volte ce la metto sopra. Un'altra cosa che non vi ho detto, che porto con me spesso, è il Tiltanucleus N, che solitamente che io sto utilizzando per prendere i fuochi in questo momento,
quindi vi faccio vedere l'end wheel, io la vado a mettere sui gimbal così, e quindi col cavo sul che va in stassi sul motore viene alimentato direttamente dal Ronin e vado a sfruttare i fuochi manualmente. Su tutte le mie ottiche, non so se ci avete fatto caso, ho dimenticato di dirvelo, ci sono i ring, gli anelli seamless che consentono di adattare in modo senza fine praticamente la rotazione del fuoco, e quindi io controllo le ottiche come se fossero cinema, ottiche cinema dall'end wheel. Questo per quanto riguarda il Ronin. Questo è lo Zhiyun Crane, primissima versione, che mi ha dato tante soddisfazioni. Lo utilizzo in abbinata con la 6003 e ogni tanto ci utilizzo anche l'obiettivo nativo Sony che viene col kit, mi pare qui 18-55 Pancake, che è comunque utilizzato in 4K, dà comunque delle immagini discrete. Come supporti stabilizzazione utilizzo nelle fasi chiaramente in cui bisogna stare molto fermi il monopiede, e poi utilizzo all'occorrenza dei faretti che sono qui in giro. Abbiamo l'F7 di cui c'è la recensione, forse la prima recensione del canale, e da quell'altra parte invece c'è il 128 LED, anche lui Aputure, sono due Aputure, semplicemente cambiano le loro potenze, sono sia dimmerabili che variabili in temperatura a colore. Due cose, è dietro di me invece, qui che sta facendo la background light, abbiamo un Aputure 672V che utilizzo nei casi proprio drammatici di mancanza di luce per illuminare in modo più selvaggio. Bene ragazzi, quindi questo è il mio setup di attrezzatura che porto durante le sessioni di wedding insieme al mio staff. E quindi adesso mi piacerebbe sapere nei commenti voi che cosa portate, se siete più pesanti, se siete più leggeri, e insomma discutiamone un pochettino. Se questo tipo di contenuto ragazzi vi è piaciuto, mettete un like, e come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, anche perché in questi giorni stiamo per raggiungere, per sfondare la soglia dei 1000 iscritti, che vorrei insieme a voi festeggiare facendo una live dove magari parliamo, vi faccio vedere un po' dei miei workflow così in diretta, e poi magari quello che ci viene in estempore attraverso la chat di YouTube. Che dire, trovate in descrizione tutti i link delle attrezzature che avete visto, e trovate anche chiaramente gli altri social, Instagram e Facebook, dove vi invito a seguirci altrettanto. Importantissimo anche il canale Telegram, ragazzi, se volete scoprire ogni giorno quali sono le migliori offerte su Amazon dedicate al nostro settore, quindi non dimenticate di iscrivervi anche a questo canale se non volete perdervi niente. Per questo video è tutto, io sono Alessandro Costanzo e questo è il canale di Movila. Muovi i tuoi sogni.